Prima che tu vada nella segreta, vorrei raccontarti di come Ripto e i suoi sono arrivati ad Avalar. Vedi, la settimana scorsa, nella tundra d'inverno, il professore stava lavorando a dei nuovi super portali. Ecco, l'ultima sfera ora è a posto. Vediamo, ci servono solo delle coordinate. Sì, tipo 22475. È il mio compleanno. No, Hunter, no. Cosa? Inutili buffoni! Perché nessuno di voi... Dove siamo? Niente draghi! Fantastico! Crash, torna a prendere le valigie! Ci fermiamo qui! Salutate il vostro nuovo re! Professore, lo svenga! Presto! Oh cielo! Oh cielo! Non vedo l'interruttore! Temo di essermi rotto gli occhiali! Crash! Attraversa il portale, idiota! Di alle tue amiche di spargere le sfere in tutta Avalar! Presto! Subito le sfere! Ah, piccola creatura spregevole! Vi annienterò! Che pessime notizie per Avalar. Hunter, perché non l'hai inseguito? Oh, ecco, io volevo inseguirlo, ma... sbaglio o ha detto che non gli piacciono i draghi? Professore, se catturassimo apposta un drago... Sì, sì, penso di sì. Avremo bisogno di un mondo con un allineamento più adatto a intercettare simili creature. Che ne dite di barlume? No! Crash! Hai anche riuscito a sconfiggere quel sempliciotto, ma Gulp ti darà tanto filo da torcere. Fatti sotto, dai! Gulp, vieni subito qui! Distruggilo e fagli tanto male! Cosa? Gulp, tirami fuori di qui! Addio, drago! Che fifone! Quel Ripto ne ha fatti abbastanza di danni. Le sue azioni mi sono costate una fortuna. Se non fosse per Spyro, sarei sul lastrico. Se Ripto fosse qui, adesso gliene canterei quattro. Anzi, farei sicuramente di più. Ero campione di pugilato ai tempi dell'università. E ricordo ancora qualche mossa. Prendi questo. E questo! No! Ma tu... tu... Gulp, Avalar è finalmente nostra. Ti meriti un premio speciale. Gulp, che cosa c'è? Oh, la fata. Ecco qua. Mi hai bruciato il mantello. Drago, stai cominciando davvero a darmi sui nervi. E addio, sputafiamme. Gol. È ora
cena di pranzo. Spyro, sei riuscito? Wow, Ilora, da dove spuchi? Ero davanti al castello nelle pianure d'autunno. Il castello è di nuovo libero. Non c'è traccia di Ripto. E da quando tu sei qui, le creature di Avalar vanno finalmente d'accordo. Visto che hai fatto tanto per Avalar, rinunciando anche alle tue preziose vacanze, ci tenevamo a fare qualcosa di carino per te. Non è molto, ma ti piacerà. Wow, è fantastico! Non ti unisci a me? No. Mi piacerebbe, ma vado dal professore nella tundra d'inverno. Sta lavorando al super portale per rimandarti a casa. Oh, sembra interessante. Io penso che resterò qui a prendere il sole per un po'. Ehi, dov'è finita Ilora? Devo seguirla. Penso di aver scoperto come accedere al mondo dei draghi dal super portale. Questo cristallo del potere dovrebbe darci la carica utile. Ancora qualche calcolo per impostarlo? Dovrei esserci. Perfetto! Adesso è tutto pronto. Ci serviranno molte altre sfere, ma col cristallo del potere il super portale dovrebbe funzionare. Pensavi di esserti liberato di me? Beh, temo che non sia così. Ho convinto quell'orso grasso riccone a vendermi delle bombe. Presto, il cristallo del potere! Non provarci, secchione, diventerai un furbo mucchietto di cenere. È proprio ciò che mi serve per un nuovo scettro. Hunter, fa qualcosa, presto! Ehi, ridammelo! Ci ho provato. Piccoli sciocchi. Dopo che vi avrò distrutti con il mio nuovo scettro, ribattezzerò questo posto Riptonia. Stupidi animali! Ehi, Bassotto! Ti posso aiutare? Cosa? Ancora tu? Sì! Se vuoi provare il potere del cristallo, fallo su di me! Starò fermo, promesso! Mi piace questa idea! Drago, la tua ora è giunta! Non ti ringrazieremo mai abbastanza, Spyro. Immagino che tu debba andare. Sì, è meglio. Mi vogliono nel mondo dei draghi. E devo ancora andare in vacanza. Ora ne ho bisogno più che mai. Prima che tu vada, credo proprio che Riccone voglia darti qualcosa. Io invece credo di no. Hunter? Spyro? Riccone è dispiaciuto di averti fatto spendere tanto mentre esploravi Avalar. Vogliamo che tu tenga le gemme come ricompensa. Wow, grazie! Sparks, le prendi tu? Adesso inserisco le nuove coordinate. Fatto! Spyro, ora puoi andare alle spiagge del drago. Ehi, perché non venite con me? Una vacanza vi farebbe bene. Non possiamo, Spyro. Ripto è sparito, ma ha causato molti danni mentre era qui. Puliremo per settimane. Ricorda che potrai sempre tornare ad Avalar dalle spiagge del drago se vorrai vederci. D'accordo.
Vieni, Sparks! Abbiamo tante vacanze da recuperare! Yeah.